Allora, intanto grazie a tutti per essere qui, però soprattutto a voi, alla professoressa Pina Dalatri e al presidente dell'Associazione Culturale Dirigenti Scolastici e Territorio, professore preside Angelo Miceli. Vi ringrazio perché hanno voluto in questa giornata essere qua e coinvolgere tutti quanti perché possano far conoscere quell'argomento che ho trattato io con tanta rabbia ma col sentimento sempre di andare avanti. Ecco, ho dato la risposta pure a lui, di andare avanti e essere sempre accanto alla famiglia, accanto alle decisioni che si prendeva, che mio marito prendeva. Ma in un momento lui si è perso d'animo, è sempre andato avanti e sempre siamo stati con lui. Quindi sono orgogliosa di quello che si è stato fatto e con le conclusioni che abbiamo potuto raccogliere. Però un monito lo devo fare e devo ringraziare loro perché mi danno la possibilità di farlo. Ne devo ringraziare perché se ne deve parlare. Loro hanno preso il mio libro, hanno trattato l'argomento della richiesta di Pizzo agganciandosi al mio libro e io ne sono molto grata. Gli sono grata, ma non per il libro in sé, ma perché è un fenomeno che deve essere divulgato. Il fenomeno se ne deve parlare, non deve restare nascosto, perché più se ne parla, più si viene a conoscenza e più si può combattere, più si può reagire, perché la reazione a un fenomeno del genere è molto forte e deve essere molto forte. Quello che voglio dire io è che non bisogna mai e mai abbassare la guardia, perché come dice Blake, pure il ventre da cui è nato il mostro è ancora vivo. E quindi la guardia bisogna sempre non abbassarla e stiamo sempre sopra. E io adesso vi leggo un piccolo capitolo, un breve capitolo. È il capitolo che inizia dove iniziano le vessazioni da noi subite, quelle vessazioni che hanno stravolto la nostra quiete quotidiana, il nostro vivere semplice, il nostro vivere alla giornata, negli affetti familiari, che in quel momento sono stati stravolti. Però prima di leggere devo ringraziare il presidente dell'ACIO, devo ringraziare mio marito come protagonista, se no non potevo leggere, e il preside Santa Romita Villa che ha fatto in modo di aiutato a stendere questo mio libro affinché si scrivesse nero su bianco, come dice lei. Allora, sul tavolo della cucina è steso tutto il pescato giornaliero. L'hanno portato, come ogni mattina, i pescatori che riservano sempre il pesce migliore per il ristorante di Eracle. Dalle barche alla riva e poi alla strada, cassette da vari colori vengono passate di mano in mano fino ai mezzi di trasporto per vendere poi il pescato ai ristoranti o alle pescherie del luogo. Eracle, assorto com'è nel pensare a quanto e quali specie di pesce scegliere per poi cucinare, non sente la voce che ripetutamente lo sta chiamando. L'addetta all'accettazione, non ricevendo risposta, entra in cucina e lo avvisa che due sconosciuti lo stanno aspettando per parlare con lui, solamente con lui. Sono due uomini di mezza età, dalle inconfondibili sembianze di essere spregiudicati. Portano il colletto delle camicie alzate, i pantaloni ultima moda, le scarpe chiuse con punta di pelle di coccodrillo, le cinture con borchi enormi e oggetti d'oro dappertutto. Sono lì da alcuni minuti, ma già con aria impaziente stanno nervosamente etichettando con indice e medio sul bancone a ricevimento, guardandosi attorno con atteggiamento torvo e minaccioso. Vedendo arrivare Eracle, gli vanno incontro e afferrandolo sotto braccio, senza mezzi termini e con fare arrogante, gli esternano le loro minacce. Vogliono una grossa somma di denaro per il loro dante causa, minacciano azioni di ritorsione sui beni e sulla famiglia in caso di diniego. Se non lo ascolterà, lo avvertono, vi saranno rappresaglie. Insistentemente quelle richieste prepotenti rimbombano e riecheggiano nella sua mente. Lei sente come una profonda, lacerante ferita. Con il cuore tormentato cerca di muoversi, di sganciarsi da quell'insostenibile presa, ma è bloccato. Egli non vuole credere a tutto ciò che si sente chiedere. Mille interrogativi si accavallano in un rapido susseguirsi di immagini e parole,
Cosa? Perché? Non è possibile. Il mio lavoro, il lavoro dei miei genitori, della mia famiglia, i nostri sacrifici, i miei figli, mia moglie. Voi chi siete? Chi vi manda? Voi non potete. Queste e tante altre domande assillano la sua mente. Si trova in un incredibile subbuglio. Tutto gli diventa confuso. Com'è possibile? Costoro mi stanno chiedendo di pagare il pizzo. Soffoca la rabbia che quelle parole da poco ascoltate gli provocano. Ha la forza di mantenersi calmo. L'urlo a tetto trattenuto si trasforma in pacate a ferme parole. Andate via, fuori di qui. Non c'è posto per ciò che chiedete. Io non vi do nulla, non ho proprio niente da darvi. I due uomini si allontanano e gli gridano quelle parole che per mesi riecheggeranno nella mente di Eracle. Non finisce qui. Sentirai parlare presto di noi. Tu non sai chi siamo noi. Torneremo. Quel giorno il caldo gli sembra asfissiante. Il mare non gli pare più essere l'amico di sempre. Si sente disarmato e impotente. La sua mente corre solo a quell'ultima parola. Torneremo. Ed è come se centinaia, migliaia di aghi gli trafiggano tutto il corpo. È come ricevere un agghiacciante pugno nel petto. Qualcuno vuole strappargli la serenità che ha cercato di conquistare nel corso della sua vita. Sale sulla sua automobile e apparentemente senza una meta si avvia. Ha bisogno di trovare un angolo per poter riflettere, pensare, cercare una via d'uscita. Vuole stare solo senza il vociare che abitualmente invade l'albergo. Il mormorio lo infastidisce e lo priva della concentrazione necessaria. Eracle ha bisogno di molta calma per interiorizzare l'accaduto e valutare quanto l'intervento di quei due malavitosi possa sconvolgere sin da adesso la sua vita. Deve capire quanto sia grave tutta questa faccenda. È inconcepibile la richiesta di pizzo che di sicuro si ripercuote non solo nella sua famiglia, ma al di là di quella linea, al di là di quel borgo, in tutto il suo amato paese. Ferma la macchina davanti al suo mare, nel piccolo porto. Lì tutte le mattine si reca per comprare il pesce pescato dai pescatori che con le loro barche rientrano lentamente e pesantemente provati dalla fatica dopo aver trascorso la fredda notte in mare aperto. Attraversa la banchina del porticciolo tra tante taniche di benzina e reti di vario tipo, lo sciabacone e il conso, reti a maglia piccola per la pesca alla neonata, a maglie larghe per altre specie di pesci, sugheri, falanghe, corde e remi. Tutto questo in un altro momento lo avrebbe attirato piacevolmente. Scambia qualche duta parola con chi vedendolo gli va incontro sorridente come al solito. Si siede in quell'angolo ove da piccolo era solito rifugiarsi per sentire il mormorio del mare, per pensare ed estrianarsi. Egli vuole ritrovare la calma per prendere la giusta decisione. Grazie dottoressa Bertilon per averci trattenuti e per averci fatto capire quello che effettivamente ha provato Sarino nel momento in cui si è visto avvicinare da questi due roschi sicuri. Senz'altro con la lettura di queste pagine nella mente di Sarino sarà ritornata a quel giorno e senz'altro starà vivendo il terrore che ha vissuto in quegli atti. Ovviamente è stato diluito nel tempo, ora non è più così e lui è tranquillo. E lo invito pertanto a volere dire quello che lui ha provato, quello che ha vissuto, come si è svolta tutta la vicenda. E poi inviterò ognuno di voi a volere porre le proprie domande sia al protagonista, ai co-protagonisti della vicenda, sia all'autore di questo libro che è veramente molto molto bello. E se avete la possibilità di leggerlo, leggetelo, perché vi darà uno spaccato ben preciso di quella che purtroppo è la triste realtà della nostra Sicilia, la piaga della mafia. Perché è inutile nascondercelo, la mafia c'è, esiste, e per quanto si possano fare tanti e tanti tentativi da parte della giustizia di porre fine a questo fenomeno che continua a dilagare, secondo me non si riuscirà mai a fermarlo completamente, ma ci auguriamo che possa essere almeno rallentato. La parola a Sarino, grazie. Buongiorno e grazie di essere venuti ad ascoltare le frasi, quello che ha scritto mia moglie.
mia moglie è stata molto furba, no? Perché io non mi ero reso conto che lei stesse per scrivere quello che poi ha scritto e realizzato, pur se ogni tanto mi chiedeva delle date, le date del tribunale, dei processi, quando sono... Ma non ci avevo fatto caso, no? Poi me la sono sgamata, come si può dire, che stesse facendo qualche cosa, però mai avrei pensato, ho pensato che potesse essere uno scritto che realmente mi ha lasciato contento da una parte e colpito anche dall'altra. La sensibilità che ha avuto mia moglie nello scrivere quello che è avvenuto qua da noi. E allora siamo, come si suol dire, nel luogo del misfatto, perché in questa sala dove siamo seduti noi, precisamente dove c'è la vetrata l'ultima dall'altra parte, c'era un tavolino con quattro posti. Allora, come ha detto mia moglie, io ero in cucina, stavo lavorando, stavamo preparando la cena per quelli che c'erano nel tempo per i pensionati, ed era l'unica data che non ne ricordo, fra luglio e agosto, quindi fine luglio, primi di agosto. Non ne ricordo questa data perché mi ha lasciato sconvolto, nella mia mente volevo cancellarla, la volevo allontanare proprio, non, per cui non ho una data precisa, tutte le altre le conosco a memoria per quello che è avvenuto dopo. E allora viene il nostro dipendente, mi viene a chiamare, viene in cucina, dice: ci sono due persone che ti vogliono parlare. Dico: ma sto lavorando. No, dice: deve andare perché ti vogliono parlare, sono due tipacci, due... Va bene, mi tolgo il grembiule e vengo in sala. Vengo qua e riconosco queste due persone, quindi io già a priori mi è caduto il primo mattone sulla testa. A prescindere che questo paese di Capodorlando non ha mai avuto di questi problemi. È iniziato con i furti nel 1987 delle macchine, delle automobili, delle radio, di qualche altra situazione piccola, per poi richiedere il pagamento per aver tornato il bene indietro, e molti l'hanno fatto sbagliando. È iniziato il monitoraggio da parte di queste cosche, che poi dipendevano da Barcellona Pozzo di Cotto, e non dimentichiamo che assieme a Palermo e le altre province è un comune purtroppo problematico, molto problematico, riguardando questo aspetto del racket e dell'usura. Allora ci sediamo in un luogo appartato, erano le 20 di sera, ci siamo seduti a quel tavolo, io in mezzo e due, tra che sia Armando e Crasci Vincenzo, ricordo bene il nome, poi tra che sia Armando viene ucciso e io pensavo di essere stato liberato da questa tegola che mi era caduto, invece no, sono venuti altri poi a chiedere quello che ho negato quella sera, perché subito mi sono difeso alla richiesta di 30 milioni di cose. Guardate, gli ho detto: non è possibile, perché io ho dei lavori in corso, sono indebitato con le banche, e dove eravamo effettivamente, perché stavamo facendo l'ampliamento di questo albergo. E loro, con un modo, il Craxi, che era l'investitore dei beni che gli venivano dagli atti illeciti alle cosche, e mi ha detto così in maniera semplice, in maniera regolare, dice: per te che hai tutti questi beni, andare in banca e farti un mutuo, quindi l'avevano già calcolato, studiato per il filo e per segno quello che loro volevano e l'obiettivo che volevano raggiungere. Dice: che problema c'è? Dice: hai tanti beni, ti fai un mutuo, ci dai i soldi a noi e noi ti proteggeremo, dice, non facciamo accadere niente nel locale, eccetera eccetera. E io sono rimasto
cioè non allibito, confuso, perché non pensavo che potessero venire qua a chiedere il pizzo. In questo periodo degli anni 90, da giugno diciamo a poi quando è stata costituita l'associazione di Capodorlando per fronteggiare questi misfatti, si era divulgata la voce che altri imprenditori erano sotto il loro mirino. Per caso, fortunatamente, ci siamo incontrati con un personaggio che è dire grande e niente, poi ognuno lo considera per come vuole, che è Tano Grasso, e dice dobbiamo reagire, ci siamo consultati. Io per primo mi sono consultato con mia sorella dopo aver tenuto i miei genitori orgogliosi da pescatori e figlia di commercianti, mia madre, e lo ringrazio sempre, no? Ci mancherebbe altro, i carabinieri e la polizia di Stato per questa forma di aiuto, di morale che mi hanno dato, e anche fisico, perché stavano 24 ore al giorno con me, e mi hanno portato alla decisione ancora più forte di fare questa denuncia. Nel mese di ottobre del 91 inizia il processo. E sempre eravamo, diciamo, consigliati, c'era sempre con noi qualcuno delle forze dell'ordine che ci diceva non vi spaventate. Ricordo con molto piacere che la sala del tribunale era piena zeppa, però di persone civili, persone con le scolaresche, con le persone del Capodorlando a cui io devo dire un grazie, anche se diciamo abbiamo partecipato alla loro liberazione, alla liberazione di tutto il paese. In metà sala c'erano tutti i parenti dei detenuti e dall'altra parte di questa società civile che non si era mai vista, quindi abbiamo preso coraggio, abbiamo preso forza. Il nostro motto è questo, che da sole si muore, in molti si ha il coraggio di andare avanti. E abbiamo testimoniato tutti e quattro i testimoni, io, il signorino della Renault, Modè e fratelli Faranda, e un altro signore che era di Rocca di Caprilione, il signor Russo. Insomma, con loro avevano due avvocati ogni detenuto, noi avevamo due avvocati. Fortunatamente che c'erano due GP, due magistrati, giudici che gli hanno dato sotto, Giuseppe Santa Lucia e il dottore Salomone. Forti, sono stati splendidi perché ci hanno aiutato a non perdere il filo e a dare delle risposte esatte, perché ne valeva della valenza del processo mio. Gli avvocati che ci mettevano in difficoltà ogni secondo, e noi siamo stati lucidissimi a dare delle risposte precise, con delle date precise, con quello che era successo. Termina il processo e sono stati tutti condannati e ci siamo liberati per un certo periodo. Ovviamente c'è stato l'appello è andato alla stessa maniera, è stato celebrato, se celebrato si può dire, come è stato fatto nel carcere di Gazzi, nell'aula magna, forze dell'ordine spiegate tutte. E poi il 23 giugno del 1993 arriva la decisione della Cassazione che conferma le pene che hanno inflitto in primo grado. Quindi Capodorlando ha vinto perché quell'ondata ha proseguito, si nota anche adesso, non c'è quell'atmosfera che c'era prima di paura,
le persone non uscivano più, i morti ammazzati di Lupara Bianca e le sparate per strada, eccetera, hanno creato un panico non indifferente nel circondario, in tutti i comuni. Ce l'avevamo fatta e fino adesso, diciamo, la situazione è sotto controllo per quello che riguarda i racket, per quello che riguarda l'usura. Faccio appello a quello che ha detto Enzo prima, è un problema un pochettino più serio vista la situazione del nostro paese in questo periodo, in questi anni. E altro da aggiungere, diciamo, c'è poco perché l'hanno già detto. Dietro di noi è nata l'associazione di Santa Catalina Bello, la seconda associazione, poi Brolo, poi Messina, insomma si è divulgato per tutta l'Italia questo modo di affrontare questi problemi, pensando che a Napoli ce ne sono almeno 10 e Napoli è un centro molto a rischio, più di quello nostro, questo lo dobbiamo dire per sincerità, anche perché qua non esisteva nessuna, come detto prima, nessun fenomeno del genere. E dico, ringrazio anche voi per l'interessamento che si ha, perché abbiamo noi sempre pensato che la scuola e la famiglia, la scuola e in un certo qual modo la Chiesa sono i tre formatori dei nostri giovani, dei nostri ragazzi che dovranno affrontare la vita un giorno da lavorativa o da liberi professionisti o da impiegati che siano. E io, diciamo, non ho altro da aggiungere, ringrazio di nuovo sia il preside Miceli, lui dice che è in pensione, ma secondo me lavora molto di più di la professoressa D'Arrago. Con noi ci sono il preside Emilio, che sa quante volte siamo andati nel suo comprensorio numero 2 a fare e a portare la nostra testimonianza. La testimonianza è per non dimenticare. E usiamo un metodo singolare, perché iniziamo con le quinte e poi continuiamo con le scuole superiori. Per cui seguiamo i ragazzi, li riprendiamo e poi li rincontriamo, cercando di non farli mai dimenticare quello che secondo noi è il metodo migliore per poter affrontare questo fenomeno che andrebbe debellato. Grazie. Ringraziamo anche Sarino Damiano per questa testimonianza di vita vissuta, per averci fatto capire quello che ha provato in quel periodo e soprattutto per il grande coraggio che ha avuto per affrontare da solo la mafia. Ripeto il concetto, Davide vince Golia ancora una volta. Ringrazio ovviamente anche la dottoressa Dalagri per essere stata con noi oggi, la dottoressa Trifilò, Enzo Mammana e tutti voi per essere stati qui presenti. Prima di chiudere vi voglio dare qualche notizia in senso generale. Innanzitutto abbiamo preparato un guest book dove vi prego di mettere la vostra firma a ricordo di questa giornata per essere stati presenti con noi. Poi desidero ricordarvi le prossime attività di ADSET. Giorno 30 ottobre all'Istituto Superiore Antonello a Messina alle ore 18 nell'Aula Magna avremo Barbara Taglioni che è qui presente con noi e che prego di venire qua per porgere il suo saluto, che ci intratterrà su un argomento di grafologia che investe i personaggi famosi della Sicilia attraverso la conoscenza della loro scrittura. Vi prego, se avete la possibilità di essere presenti, di intervenire, perché anche in tal caso più siamo e più siamo uniti e più facciamo forza. Un attimino per i saluti Barbara Taglioni e grazie per quanto darà il giorno 30, poi la ringrazio. Grazie.
parlare dopo quanto abbiamo sentito è difficile, anche solo per 5 minuti. Ringrazio tutti, ringrazio il presidente Miceli che mi coinvolge sempre, che è sempre attento, è sempre organizzatissimo. Vi invito, mi farà piacere parlare con voi, con chi vorrà partecipare. Parlerò di grafologia, ma lo farò attraverso la scrittura di personaggi famosi della Sicilia, personaggi noti della Sicilia, del passato, del presente. Quindi oltre ad invitarvi tutti, vi invito da qui al 30 a guardare la vostra di scrittura. Come dire, certe volte in questi ultimi anni si pensa che non si scriva più, si pensa che scrivere non è più importante, ci sono i computer, ci sono i cellulari, ecco. Io vorrei che voi rivalutaste la vostra scrittura, perché la scrittura è proprio un qualcosa di molto, di molto personale, di particolare, di unico. Ognuno di noi ha la propria, che è inimitabile, è sua. E quindi guardatela, così poi vi preparate le domande da farmi quando ci vedremo in tempo. Grazie, grazie a Barbara Taglioni. Poiché ritengo che sarà un argomento molto interessante, vi invito ancora una volta ad essere presenti. Proprio così, per rimanere in argomento, poiché sul nostro sito abbiamo una pagina opinioni, dove ci sono inserite le opinioni di ognuno di noi. In atto ospita soltanto le opinioni di Claudio Stazzone e le opinioni di Barbara Taglioni, che proprio per questa nostra visita oggi a Capodorlando e a Villa Piccolo, nei giorni scorsi è stato inserito un suo articolo su Lucio Piccolo. Per chi non lo avesse ancora letto, vi invito a farlo, è molto interessante. Per chi non sa come collegarsi col nostro sito, è sufficiente andare su un motore di ricerca, scrivere ADSET e viene fuori la pagina dove potrete vedere tutto. Ora però io non posso chiudere se non c'è la dottoressa Trifilò qui accanto a me. Io desideravo ancora ringraziarla, perché dal momento in cui ho conosciuto Daniela Trifilò, tra di noi è nato un feeling bidirezionale di simpatia e di reciproca attenzione. Ci siamo sentiti in questi giorni molte e molte volte, mi ha aiutato assieme alla collega Pina Germanò, che desidero ringraziare per l'organizzazione. Pina Germanò si è occupata di organizzare i soci e gli amici della zona di Capodorlando e di predisporre anche le cose affinché oggi fossimo accolti anche con un omaggio floreale. E mi pare che un omaggio floreale è quello che dobbiamo fare alle nostre prime donne che ci hanno intrattenuto oggi su questo importante argomento. E prego il vicepresidente Claudio Stazzone e l'ideatore di ADSET Nino Olivo di venire a fare questo marco fondamentale.